Sembra paradossale accostare la bellezza con la cura, perché noi in genere accostiamo la cura alla malattia, alla salute, cercare la salute. La bellezza si colloca su un altro piano. Eppure la vita stessa può essere sotto la bellezza, sotto il segno della bellezza o sotto il segno della bruttezza. E anche la cura può essere sotto il segno della bruttezza. Ci sono delle cure efficaci che magari ci ridanno anche la salute, ma non ci danno la bellezza, nel senso che attribuiamo a questo termine, cioè l'armonia, la completezza, il piacere. E questo, direi, quasi ci aiuta a mettere a fuoco la differenza tra salute e salvezza. Potremmo riottenere la salute, ma in una maniera brutta. Potremmo anche morire, ma in una maniera bella. E questo è, diciamo, l'accostamento, direi, quasi polemico o quasi provocatorio, sicuramente provocatorio, perché morire in braccio alle grazie, che da sempre sono il simbolo, dagli antichi greci in poi, della ricerca della bellezza, morire in braccio alle grazie è possibile, però dobbiamo mettere bene a fuoco che da coloro che curano chiediamo qualche cosa di più, anzi molto di più della salute. Chiediamo che si prendano cura anche della nostra ricerca della completezza, dell'armonia e della bellezza.